Siamo pisani, batteteci le mani. L'angolo del Vernaolo Pisano. Oggi in compagnia di Atos Davini. Dunque, io prima di andare all'ospedale, naturalmente non come ammalato fortunatamente, ma come dipendente ospedaliero, ho lavorato per 17 anni alla Ricciardi Nori, una fabbrica, l'antica fabbrica di ceramiche. E quindi poi, una volta venuto via, poi è venuto la fabbrica è stata trasferita e dove era la fabbrica è stata demolita. E un giorno passando di lì vidi che c'era la ruspa lì che buttava giù la fabbrica e mi venne un certo groppo, via, ecco. Quindi scrissi questo sonetto guardando la demolizione della Ginori. Quando ero a lavorare tutto sudato in fabbrica dicevo: non è vita, non vedo l'ora di farla finita. Mi dimessi, diedi a far l'impiegato. 20 anni dopo ci sono ripassato e la mia giovinezza è riapparita, come un firme che corre tra le dita. Con le lacrime all'occhio ho sospirato. C'era una ruspa a moto e picchiava su quelle mura per buttarle giù. Ogni pietra un mattone e cascava, sotterrava pezzetti di gioventù. Il tempo spensierato e passava, che se ne andava per non tornare più. Questa è un'altra che ho scritto perché una volta su Facebook pubblicarono invece di Atos Davini è, disse Atos Davini era. E io dissi, ma forse la gente mi domandava, ma come? Domandava a lui, no a me, perché se... Cioè, ma è morto Davini, è morto. Ma io, allora... Scrissi questo sonetto e l'ho intitolato Meno male non è vero. Quando ho letto su Facebook che ero morto, la mano ne alzò un tonfilato e ho strizzato per poi ci ho trovato. Ma non sarà mia che me ne sono accorto. Per un'era l'equivoco si è svolto, ma io ringrazio chi l'ha pubblicato. Diano che la vita mi ha allungato e quindi non lo guardo a buo torto. La mia vita va avanti senza posa, scorre liscia, tranquilla come un nastro. Ma siccome l'età non è più rosa e io non sono fatto d'alabastro, mi garberebbe un mucchio e questa cosa mi facesse allungare con qualcos'altro. Siamo pisani, batteteci le mani. L'angolo del Vernaolo Pisano.